Buongiorno a tutti e benvenuti. In questo video scopriamo quali sono i cereali senza glutine. Ma per quale motivo dovremmo ricorrere ai cereali senza glutine? Allora vi verrà in mente, va bene, perché sono celiaco. Sì, questa è una possibilità, cioè se sei celiaco non devi assolutamente mangiare glutine, devi fare attenzione anche ad alimenti crociati perché hai delle problematiche di appiattimento dei villi intestinali e ti mette realmente a rischio di salute mangiare glutine. E allora io consiglio sempre, invece di ricorrere a quegli alimenti deglutinati, di andare verso gli alimenti che naturalmente non contengono glutine. Potresti essere interessato da questo video se sei intollerante al glutine, ma se scopri di essere intollerante al glutine, il consiglio non è sempre quello di eliminarlo completamente il glutine, ma di ridurne l'introito, diciamo, durante la settimana. Quindi passare dal mangiare glutine magari ogni giorno, più volte al giorno senza accorgertene, a mangiare magari un piatto di pasta ogni 3-4 giorni, magari con un cereale di qualità, che potrebbe essere ad esempio una pasta di farro, che naturalmente contiene una più bassa concentrazione di glutine. Oppure abbiamo tante cultivar italiane, come la Senator Cappelli, la Tuminia, che contengono naturalmente meno glutine. Oppure potresti pensare, in prevenzione o come buona abitudine, di comunque non entrare in contatto quotidianamente con l'glutine anche se non hai problemi, e questo è sempre il mio consiglio, che poi trovate all'interno dei libri Restart Metabolico, Rivoluzione Metabolica, in tutte le librerie. E piuttosto, se non l'avete comprato, mi raccomando, andate in libreria e leggete, perché è importante. Detto questo, innanzitutto dobbiamo distinguere due categorie di alimenti senza glutine. Quindi i cereali senza glutine, ai quali fanno parte il mais, il riso, il miglio, il teff, e i non cereali senza glutine, quali sono ad esempio il grano saraceno, l'amaranto e la quinoa. Ora, la caratteristica di questi cereali e non cereali senza glutine è che sono ricchi di amminoacidi essenziali, ovvero gli amminoacidi sono i mattoncini che costituiscono le proteine, e quelli essenziali sono quelli che dobbiamo necessariamente integrare attraverso l'alimentazione, perché il nostro organismo non riesce a sintetizzarli a partire da altri amminoacidi, e sono la fenilalanina, l'isoleucina, l'istidina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, il triptofano, la valina. Sono tutti amminoacidi che troviamo dove, per tagliare la testa al toro? Normalmente nella carne. Quindi si dice, guarda, mangia la carne perché contiene tutti gli amminoacidi essenziali. Questo è vero, però abbiamo visto in tanti altri approfondimenti e video che non possiamo, oppure sconsigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a mangiare carne tutti i giorni. E allora esistono altri alimenti che addirittura derivano dal mondo vegetale, che contengono comunque tutti gli amminoacidi essenziali. E allora mangiare questi cereali e non cereali senza glutine diventa un valido supporto, soprattutto per chi decide di fare diete vegane, ma non solo, perché comunque la carne non fa bene anche per chi è onnivoro, quindi dovrebbe sempre variare il più possibile e non mangiare mai un solo alimento in tanta quantità. E invece noi poi ci nascondiamo dietro le nostre abitudini, dietro la pigrizia di non cambiare nell'alimentazione. Ora, ad esempio, il mais. 365 calorie per 100 grammi di alimento, è ricco di acidi grassi essenziali, è ricco di vitamine del gruppo B e di vitamina A, però una dieta
esclusiva, cioè se io mangio solo mais, alla fine è antinutrizionale, quindi non sto bene perché è carente il mais nel suo insieme di triptofano, quindi non arriviamo nel fabbisogno giornaliero e di vitamina B3. E quindi, ad esempio, durante la guerra, tutti i contadini che mangiavano esclusivamente mais, quindi senza mangiare nient'altro, andavano incontro a un problema di pellagra. E quindi anche qui non è che dobbiamo mangiare adesso sempre mais, dobbiamo alternare, variare. Il miglio, 378 calorie per 100 grammi, è ricco di acidi grassi poliinsaturi, che sono molto importanti per la salute, di vitamine del gruppo B, di minerali, e ci sono molti studi sul miglio che riguardano l'integrità della pelle, delle unghie, dei capelli e quindi dei denti, delle ossa. Il miglio è veramente interessante. Io lo consiglio sempre, soprattutto nei soggetti in menopausa, perché è da considerare uno pseudo cereale rimineralizzante a tutti gli effetti. Riso integrale, che cosa dire del riso integrale? Ho fatto tantissimi approfondimenti, magari merita altri approfondimenti a parte in un video dedicato esclusivamente al riso integrale. Quello che dobbiamo sapere è che il secondo cereale più utilizzato, più consumato al mondo dopo il grano. Dopo il frumento, sostanzialmente 370 calorie per 100 grammi, minerali, vitamine, amminoacidi essenziali, veramente interessante. L'accoppiata vincente è riso integrale e piselli, ad esempio, per fare un piatto proprio super completo. Vi ricordo il teff, il grano saraceno, la quinoa, l'amaranto, che contengono tante proteine, tanti amminoacidi essenziali. Fatemi sapere se conoscete questi cereali e pseudocereali senza glutine, se li avete mangiati e se non li conoscete, iniziate a sperimentarli. Come tutti i cereali in chicchi, vanno sciacquati bene prima dell'utilizzo. Non è necessario metterli a mollo, se volete lo potete fare, così magari riducete i tempi di cottura e poi fate attenzione ai tempi riportati nella confezione per la cottura. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto metti un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao a tutti!